2008 Ruth Varese. Bentrovati al quarto appuntamento di Aspettando i Mondiali, meno 51, 51 giorni alla settimana iridata, oramai manca davvero pochissimo e noi vi accompagniamo a questo evento che torna a Varese 57 anni dopo. Ospite di stasera, tra un aereo e l'altro, Stefano Zanini. Faccio fatica ancora a dirlo, è direttore anch'io sportivo del team Silence Lotto. Senti, avevi detto, benvenuto innanzitutto. Buonasera a tutti. Avevi detto che lasciavi le corse, che stavi un po' di più in famiglia, guarda che mi sa che... E mi sa che sto più via adesso, sotto questa nuova veste, che prima quando correvo. Senti, è fresco il secondo posto di Cadel Evans al Tour, Cadel Evans fa parte della tua squadra, più felicità per comunque un risultato di grande prestigio, certo, secondo al Tour, o un po' di amarezza per la maglia gialla lì? Ma penso tutte e due, diciamo, sai, c'era un grande obiettivo che era quello di vincere il Tour e purtroppo, tra virgolette, diciamo, non è stato raggiunto questo obiettivo, comunque è un secondo posto che, appunto, parliamo del Tour de France, certo, è una grandissima cosa e, non so, magari dalle sconfitte nascono grandi successi e speriamo che sia così. Pronti a ripartire l'anno prossimo, oltre a Damiani ci vorrà anche Zanini sull'ammiraglia per dare più spinta a Cadel Evans. Senti, il Varese naturalmente ricorderà nella storia questo 2008 per questo mondiale che ritorna dopo 57 anni, ma ricorderà nella storia anche perché è l'anno in cui Zanini ha appeso la bicicletta al chiodo ed è salito sull'ammiraglia. 17 anni di professionismo, sì. Tra l'altro una foto con una delle tue tante vittorie nei primi anni, visto che è ancora in bianco e nero, che la possiamo già vedere. Tra l'altro ti ricordi dove è stata fatta questa foto? Sì, qui siamo a Clivio, il trofeo Santa Romita, era l'87. Ah, anche l'anno. Perché? 87, sì, era il secondo anno da juniores. Qualche anno fa. Sì. Senti, 17 anni di professionismo. Quante rughe. Come si fa? Come si fa? Niente, ci sono due o tre paroline che racchiudono tante cose. Sacrifici. Una la dico io, passione prima. Passione, chiaro. Sacrifici, costanza. E tra l'altro nella carriera di Stefano Zanini c'è una partecipazione ad un campionato del mondo. Sì. Era il 98 a Valkenburg. Niente, giornataccia, una pioggia torrenziale. Sabato no, però. Sabato sole, anche all'arrivo tutto il giorno, poi ha vinto... Maglia ridata di basso. Maglia ridata di basso e niente, noi arrivo a terzo Bartoli, corsa durissima anche per il tempo, e un'ottima esperienza, però per me quel mondiale lì era così, in aiuto... Si lavorava per la squadra. Intanto è una maglia azzurra nel cassetto lì che sì, ti ricorda, certo, questa partecipazione. Senti, invece ne abbiamo sentito un grande ex, anche lui, che nel 2002 vestì quella maglia iridata. Come si vince un mondiale? Credo che principalmente si vinca di testa, nel senso che un giorno uno si sveglia e fissa un obiettivo, cosa che si è accesa come una lampadina. Nel mio caso... È molto particolare perché le mie caratteristiche atletiche non sono quelle di un campione vero, per cui nasco con delle caratteristiche di velocista, però non campione, per cui si sono ristrette nella carriera le opportunità per un corridore con le mie caratteristiche di vincere un mondiale. Praticamente ne ho avuta una soltanto, non me la sono lasciata sfuggire, nonostante quasi 36 anni sono riuscito a portare la mia macchina nelle migliori condizioni possibili, coadiuvato da una nazionale importantissima, da una nazionale che credo quel giorno abbia iniziato una politica completamente diversa da quella che era in precedenza, per cui tutti per uno e credere soltanto a un atleta, cosa che poi è stata ripercorsa nelle successive prove, e credo che Bettini abbia sfruttato al meglio questa tendenza che credo iniziata a Zoldi.
Stefano, è quasi vero quello che dice Mario Cipollini, nel senso che comunque forse da quell'anno, da quel 2002, non si pensò più alla maglia azzurra, ai più forti, chiunque fosse, ma ad una squadra con una punta, una mezza punta, diciamo in termini calcistici, e poi gente, e poi una squadra dietro. Sì, sono... Forse a parte Madrid, che non è proprio funzionato tutta la meraviglia. Ma lì non c'entra l'impostazione della squadra, ma... Lì era la punta che doveva confessare, punta, che era meglio far vincere la mezza punta. L'onestà della punta, ecco. No, sono assolutamente d'accordo, anche perché sono di questa idea, di questa impostazione, che è assolutamente vero che quando hai un leader, quando c'è un grande obiettivo, secondo me appunto è giusto riporre tutte le forze su un corridore, un altro insieme a lui, però tutto il resto deve girare attorno a questi due leader. Senti, ma la tua passione, la tua voglia di fare sacrifici, la ritrovi in quei corridori che stai adesso governando dall'ammiraglia, o fai fatica a trovarla? E anche tu uno di quelli che dici, ma forse visto quello che c'è in giro potevo correre un altro anno? Delle volte lo penso, anche perché in certe situazioni mi sono trovato così appunto a dire, ma cavoli, questi ragazzi giovanissimi tra l'altro, in certe gare dove non c'era un leader e dove loro potevano esprimersi al meglio, liberamente, avendolo detto anche prima da me o dagli altri direttori sportivi, che avevano carta bianca, libertà di movimento, di fare quello che volevano per farsi vedere e non sfruttare queste occasioni, mi veniva un po' rabbia, dico, ma come? Uno ha l'opportunità di farsi vedere, ma in qualsiasi modo, voglio dire, una fuga, anche se poi alla fine non va in porto, però dimostrare un certo valore, voglio dire, ci sono delle gare dove c'è questa possibilità, no? Non sfruttarla mi viene un po' rabbia e dico, ma lo so, sarà... non le capisco, però... Boh. Senti, tra le tue vittorie più belle ce n'è una, diciamo, una delle famose corse del nord, anche perché stiamo parlando di paesi tipo, non so, Belgio, Olanda, lì il ciclismo ha tutta un'altra atmosfera, tutta un'altra passione, infatti ho avuto anche la fortuna di vederti all'opera in quei paesi, nel Tour, e Zanini, la caccia alla foto, la caccia alla... Sì, incredibile. Qual è la vittoria che hai più nel tuo cuore della tua carriera? Ma ci sono... È chiaro che le ricordi tutte con piacere, perché sono tutte frutto di sacrifici, certo, di tutto un certo lavoro. Quelle che ricordo di più, chiaramente, vabbè, la prima importante, veramente importante, è stata l'Amstel Gold Race nel 96, e quella che poi credo mi abbia dato ancora più immagine, più risalto, sia stata l'ultima tappa del Giro di Francia sui Campi Elisi. Su quel podio sei salito anche tu? Su quel podio lì sì. Poi è stato il primo anno che l'hanno trasferito proprio in centro strada, centro viale, con l'Arco di Trionfo sullo sfondo. è una bella immagine. E forse non lo sai ancora, forse sì, adesso questa è una battuta, resti campione in carica per sempre della maglia azzurra della classifica, cioè tra guardi volanti? Intergiro, sì. Intergiro, perché da quest'anno non c'è più. Sì, dopo l'ho vinta io, l'hanno tolta. Ecco, quindi un omaggio alla carriera. Senti, invece c'è quella famosa corsa che ti sta qua e che tu... Lì, cosa ti devi fare? A tanti. Vediamo una partenza, stiamo parlando della Milano-Sanremo, vediamo una partenza, un bel gruppo di famiglia che, se non altro, insomma, almeno ti lega qualche bel ricordo a quella corsa, perché proprio in quella mattina da Milano vennero a trovarti i tuoi genitori, ma questa Milano-Sanremo per te è stata davvero maledetta. Sì, in effetti sì, perché vabbè, chiaramente cambierei tutti quei piazzamenti che ho ottenuto con uno solo, chiaramente con un primo posto, però è andata così. Io sono
tranquillo, sono sereno perché mi preparavo con costanza, abbastanza puntiglioso, voglio dire, all'appuntamento ci arrivavo con serenità, affrontavo l'appuntamento, però c'era gente in quel giorno più forte o comunque più fortunata o tante cose, tante componenti che ti aiutano a raggiungere l'obiettivo, e va così. Vabbè, sono stato fortunato in altre occasioni e così è. Ti toccherà vincere da direttore sportivo. Speriamo, volentieri. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di Aspettando i Mondiali. Stefano Zanini, ospite di questa quarta puntata di Aspettando i Mondiali, lunedì 28 luglio, ripeto, siamo a meno 51 da quella grande settimana che porterà gli occhi, che guiderà gli occhi del mondo su Varese. Stefano, abbiamo parlato un po', abbiamo fatto un inizio chiacchierata con te sulla tua carriera, su quello che è stato, ma tu sei stato anche il, tra virgolette, capomacchina di trenini importanti. Io, siccome sono giovanissimo, mi ricordo solo quello di Bonen, però tu hai guidato sul traguardo anche velocisti di caratura mondiale. Beh, l'ultimo anche McEwen, che adesso è un tuo dipendente. Quasi coetaneo, quasi. Sì, quasi, infatti. Senti, ma tra l'altro vediamo una splendida foto di Luigi Benati, un arrivo del Giro d'Italia. Allora, già ci sono, quando si fanno certe discese, ci si chiede come può un corridore non pensare al pericolo, ma quando c'è un gruppo come questo a grandi velocità e tu hai dietro un capitano da portare al traguardo, ma fai in tempo a pensare anche o è proprio istinto, che ne so? Pensare, sì, pensi alla posizione migliore, però sono frazioni. Certo. Non puoi stare a pensare troppo perché ti fregano la posizione, perciò devi essere pronto, devi prendere l'attimo giusto senza esitare, devi essere comunque sereno perché trasmetti la serenità, secondo me la tranquillità a quello che hai dietro. Se lui si fida di te, vai, e lui ti sta incollato alla ruota. C'era Stills, che ho sentito diverse interviste, e diceva: io quando mi metto alla sua ruota chiudo gli occhi e vado. Che era la tua ruota, sì. quindi è un bel complimento. Sì. Ma soprattutto chi era magari il capitano? Perché tanti dicono: ah, l'ha tirato fino al traguardo, come... Cioè, se tu tiravi me al traguardo, comunque, quando ti spostavi, ciao, dopo quando vai nel vento ci deve essere il fuoriclasse, certo, che dallo spunto finale. Chi è quello che ti ha dato, diciamo, più soddisfazioni in questo lavoro? Ma ho avuto la fortuna di lavorare con tanti campioni. Ho iniziato a tirare le volate alla Gevis, con Minali, e abbiamo vinto tante corse insieme. Tra l'altro lui ha vinto due corse importanti, due volte la stessa gara, che è la Parigi Tour, che per un velocista è molto ambita. Con Stills abbiamo fatto di quelle cose esagerate, è stato veramente bello. Tra l'altro a metà agosto ci sarà il suo addio. Lui ha organizzato un circuito, tra l'altro mi devo allenare, sennò mi non puoi deluderlo. Però, voglio dire, ho lavorato anche con Bettini. Infatti nella foto ce l'hai alle spalle, anche se lì non siete compagni di squadra. Però ha dato delle belle soddisfazioni anche lui. È stato veramente degli anni. Perché... Sì, anche. Tra l'altro una volta sono rimasto anche un po' male perché tiravo appunto la volata a Stills e lui a 20 metri dalla riga sui Campi Elisi, lui mi superò e vinse lui, io secondo, e sono andato, ero un po' arrabbiato, e da lì io mi sono ripromesso che sarei tornato al Tour solo per l'ultima tappa, e
così è stato. Alla fine sei riuscito a portare la gara. Sono riuscito e poi ho capito che davanti a certi traguardi è difficile tirare i freni e favorire anche un compagno di squadra, sì. Perché un traguardo come Campielisi è difficile da regalare. Certo, certo. Perciò... infatti quella è un'immagine che ti porterai per tutta la vita nel cuore. CT della Nazionale, un personaggio che conosci molto bene, Franco Ballerini, come abbiamo detto un po' ha cambiato la filosofia di quella che è la Nazionale, e, insomma qualche vittorietta gli ha dato ragione, perché questo si è portato a casa tre mondiali e un titolo olimpico, davvero grandi cose. Allora sentiamo Franco, cosa dici di questo prossimo mondiale? Il percorso è un percorso da interpretare bene, è un percorso forse non durissimo, forse meno di Stoccarda come difficoltà, però sicuramente più insidioso. Il finale dopo 260 km, salire ancora i ronchi e arrivare all'ippodromo potrebbe dare fastidio a più di uno. Quindi va interpretato bene, bisogna arrivarci in grande condizione, casomai arrivare ai piedi dei ronchi non so, ad essere anche più di due nel finale, perché almeno riusciamo a gestire meglio le cose. Stefano, un primo così, un'idea tecnica di Ballerini, anzi, tecnica di Ballerini sul percorso, invece la tua idea di questo percorso mondiale? Ma secondo me può essere anche più duro di quello che si pensa. C'è una grande differenza rispetto ad altri mondiali, che dopo la salita dei ronchi non c'è la discesa, è pianura, perciò giro dopo giro questa secondo me fa la differenza. Come si dice, non c'è tempo per respirare. Esatto. Senti, torniamo a Stefano Zanini, grande festa per il tuo addio alle corse, una festa a sorpresa che ha riunito tanti amici, tanti appassionati. E tra l'altro tuo figlio quella sera ha festeggiato, vogliamo vederlo, questo bambino, uno dei due bambini di Stefano Zanini, vediamo, eccolo qui i festeggiamenti, stiamo scherzando, mica che qualcuno si faccia delle brutte idee. Pensa cosa gli insegno. Stiamo scherzando. Senti, è stata una grande festa perché, d'accordo, hai vinto, un grande campione, nel mondo del ciclismo hai sicuramente tanta stima, tante amicizie, tanto affetto. Però, insomma, avere una dimostrazione d'amicizia e d'affetto come quella che hai ricevuto tu, sì, penso che forse puoi annoverarla tra le tue vittorie. Sì, come sono riuscito a dire quella sera lì, è stata veramente una grandissima e bellissima sorpresa. Sono, come ho detto, sono attimi che ricorderò per tutta la vita, no? Assolutamente sì. Senti, e tra l'altro lo dico io perché la voce si sta già rompendo, Stefano Zanini fa parte, anzi, è il capo di questo gruppo di corridori, con una pedala dei campioni che ogni anno cresce, pedala con i campioni che ogni anno cresce in numero e che aiuta tantissime realtà che hanno bisogno, come si dice, quelle meno fortunate. Quindi questa è un'altra medaglia che va dato a Stefano, al quale facciamo un regalo. Quella famosa sera di festa ci fu un video che è un po' scherzoso, raccontava quello che era il tuo, appunto, appendere la bicicletta al chiodo. Lo riproponiamo proprio come finale di questo quarto appuntamento per Aspettando i Mondiali. Stefano, sicuramente ci vedremo, in bocca al lupo e buon viaggio, visto che sei ancora in partenza. Sì. Grazie, crepi il lupo e niente, ci vediamo sulle strade dei mondiali e poi vi do appuntamento alla pedala con i campioni all'8 dicembre. Non mancate, come non dovete mancare, lunedì prossimo 20:30 Aspettando i Mondiali. Io sono qua. Sarà il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta treni perché non ne passa mai, non rapina banche perché i soldi sono i suoi,
vive di tramonti e di calcolati obli e di commoventi ripetuti lunghi addì, struggenti addì. Cipollini, c'è anche Zanini. Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove il silenzio? Dove? Se chiudo gli occhi, dentro gli occhi sei di nuovo quello vero. Quando mi credevo, quando sorridevo, ascolta, guarda, mi sta fermo e ancora vivo questo amore. Tutto questo amore, tutto il nostro amore, e tu lo come una puttana, prima del mio cuore, al posto del mio cuore, non mi lasciare solo in questa notte che non vedo il cielo. Torna bandolero, torna bandolero, torna bandolero. Varese, merci.